neanche in genere, no. Che tipo di lettura consiglierebbe? Che carino che sei, grazie. si può prescindere da un sacco di cose. Però, dal punto di vista, per non andare nel complicato, perché il complicato sarebbe la storia, la filosofia, eccetera, ma semplicemente per andare nel discorso poetico, ci sono quattro momenti della poesia greca. Il primo è quello epico, e non si può prescindere da leggere l'Iliade e l'Odissea. Il secondo è quello lirico, e non si può prescindere da leggere Alceo, Saffo, Anacreonte, e cioè tutti i poeti ionici e anche quelli lirici. Il terzo è quello tragico, è lì un cazzo, casino, devi scegliere. Perché io non ti consiglio di leggere Eschilo, perché è abbastanza comprensibile, complicato, è più antico e tutto quanto. Ti consiglio di leggere le tragedie di Euripide sulle donne, che sono bellissime, perché Euripide è il più grande pensatore del mondo femminile che esista nell'antichità. E quindi qualsiasi storia di Euripide sulle donne, dalle troiane alle lettere, qualsiasi tragedia di Euripide. E poi il quarto momento, che è molto bello, bellissimo, quello dell'ellenismo, perché c'è tutta la poesia d'amore ellenistica che fa degli epigrammi e anche quella da vista, quindi sono quattro momenti. Se vuoi capire il pensiero greco non è facile, il pensiero greco non è unico, perché noi siamo tutti abituati a pensare il pensiero greco, ma il pensiero greco classico è diversissimo da quello epico, è diversissimo da quello cretese, minoico, è diversissimo da quello ovviamente ellenistico. Quindi ci vuole una lettura storica di queste cose. Però quello che è universale è quello che ho tentato di dirti, cioè questi quattro momenti di poesia li puoi comunque leggere anche se non hai una precisa collocazione mentale della situazione razionale del pensiero. Ringrazio.